vi faccio vedere come realizzare un colletto in un cappottino da bambini. Questo è un video che faccio per un gruppo con il quale abbiamo fatto già questo cappotto e quindi siamo arrivate al colletto. Se voi, quando sarà finito, vi piacerà, voi che non avete seguito, che non fate parte di questo gruppo, vi dovesse piacere, comunque io metterò le indicazioni per poter vedere il cappottino finito e tutte le istruzioni per poterlo realizzare. Quindi diciamo che oggi ci occupiamo soltanto del colletto e nient'altro. Allora, noi avevamo lasciato, intanto dovete cucire le spalle, vedete, fate la cucitura delle spalle da una parte e dall'altra e riprendete tutti i punti su un ferro, tutti i punti che abbiamo ripreso. Naturalmente il primo giro deve essere fatto dal rovescio del colletto, per cui prenderete i 13, 2, 4, 6, i 9 punti della parte sinistra del cappotto, i 13 punti centrali e gli altri 9 punti della parte destra, centrali del dietro, scusate, e i 9 punti della parte destra. Questo per il cappotto da 0,3, mentre invece per i 3 anni avevamo lasciato in sospeso 12 punti sui due davanti, 12 di qua e 12 di qua, e ne avevamo lasciato 11 nel mezzo. Quindi una volta ripresi tutti questi punti sul ferro, iniziamo a fare il colletto. Il colletto partirà dal centro, ora cerco di spiegarmi bene, vedete? Questa è la parte con le asole. Il colletto partirà dal centro di questa parte, per cui noi che abbiamo lasciato 9 punti, ne chiuderemo 5 e lavoreremo 5 anche 6 e lavoreremo sugli altri punti. Chi ne ha lasciati 12 si deve calcolare la metà, quanti punti ci sono alla metà, cala la prima parte, cioè chiude la prima parte e prosegue il colletto sugli altri punti. Ora vi faccio vedere come. Ripeto, io adesso do le indicazioni solo per il colletto, cioè no, io faccio il colletto da 0,3 e cerco di darvi le indicazioni anche per i 3 anni. Questa sera sono particolarmente stanca perché sto straparlando. Allora, iniziamo a fare il primo giro. Lavoriamo i punti, lasciate un po' di filo, vedete, così poi questo, così poi riuscirete a fissarlo. E chiudiamo, abbiamo detto, i primi 5-6 punti. Ora vediamo, mentre li facciamo, vediamo come rendono questi punti quando arriviamo al centro, diciamo, delle due asole. Dobbiamo calcolare il centro delle due asole, dove poi si andrà a chiudere il cappottino. Lasciateli piuttosto allentati questi punti. Abbiamo fatti 3. E 5. Ecco, controlliamo che questi 5 punti siano, no, ne farei anche 6, perché mi sembra, non so se riuscite a vedere, mi sembra che non sia perfettamente il centro forse è spostato ancora di uno, ne farei ancora uno, facciamone 6. Voi che avete fatto i 3 anni regolatevi di conseguenza e poi facciamo tutto, finiamo i punti che abbiamo sul ferro e adesso dobbiamo andare a riprendere i punti della scollatura. Non so se si riesce a vedere, siamo bianco su bianco, si vede poco, vedete? Questa è la scollatura del davanti. Dobbiamo riprenderli in questo modo. Con la lana che ho io, con questa lana orsetto, si vede male. Voi, se avete una lana migliore, senz'altro riuscite meglio. Dovete andare a prendere ogni ferro, ogni giro che avete fatto, ogni punto chiuso che vi ritrovate. Prendete un punto così, ogni punto che trovate,
così. E così via. Vedete? Stiamo riprendendo tutti quei punti che siamo andati a chiudere, a diminuire nella lavorazione, nel corso della lavorazione del davanti. Li riprendiamo tutti. Ora, io vi posso dire quante ne ho ripresi, però dipende tanto da quanti giri avete fatto, che ferri avete adoperato, che lana avete adoperato. Allora, noi ne avevamo 9 per il collo davanti, che avevamo lasciato in sospeso per il davanti. Ne abbiamo chiusi 6 e ce ne sono rimasti 3. Gli altri 2, 4, 6, 8, 10, io ho ripreso 10 punti nel giro collo davanti. Adesso andate a lavorare i 13 punti del collo dietro, eliminandone 2, così ci portiamo alla stessa misura del cappottino di 3 anni. Farete 1, 2 punti, 2 li prendete assieme, così ne eliminiamo 1. Andate avanti a lavorare sino ad arrivare ad avere 4 punti del collo dietro, ancora 2, 5, 4 punti, ne prendete 2 assieme, così eliminiamo un altro punto e abbiamo lavorato tutti i punti che avevamo lasciato in sospeso per il collo, per il giro collo dietro. Adesso dovete andare a riprendere i 10 punti nel giro collo davanti, così come abbiamo fatto da questa parte. Io ne ho fatti 10, se voi ne avete fatti 9 o 12, ne riprendete 9 o 12, cioè lo stesso che avete fatto da questa parte. Naturalmente per il cappottino 3 anni il giro collo sarà più grande e quindi ci saranno più punti. Questi erano 12 e quindi saranno di più rispetto ai nostri. Fate questo lavoro e arrivate fino in fondo alla riga. Non fermatevi ai 3, arrivate sino in fondo. Abbiamo lavorato tutti i punti così come vi avevo detto. Ricapitoliamo: i primi 6 li abbiamo chiusi, poi abbiamo lavorato i 3 punti che formano il totale dei 9 lasciati in sospeso, parlo sempre dei 0-3 mesi. Poi abbiamo ripreso intorno al giro collo davanti 9 punti, degli 11 del collo, dei 13 del collo centrale ne abbiamo diminuiti 2, li abbiamo fatti diventare 11, altri 10 del giro collo dell'altra parte e abbiamo lavorato tutti i 9 che avevamo in sospeso, cioè sono 3 e 10 sono 13 e 11 sono 24, altri 10 sono 34 e 9 sono 43. Adesso dobbiamo andare a chiudere i 6 punti così come abbiamo fatto da questa parte e chiudiamo questi 6 punti. Siamo a rovescio naturalmente, no? Uno. Due. Tre. E 6.
Chiusi 6 punti avremo sul ferro 43 meno 6 sono 37. Detto giusto? Sì, 37. Su questi 37 punti voi andate a lavorare la vostra maglia rasata per un'altezza, quanti centimetri possiamo farne? Un'altezza così. L'altezza bisogna vederla man mano che andiamo avanti, nel senso che dobbiamo misurare, diciamo così, il collettino e vedere come viene. Diciamo che con i ferri del 7 almeno vi conto i ferri 2, 4, 6, 8, 10 ferri dobbiamo farli. Facciamo 10 ferri e poi ci fermiamo e vediamo come è il lavoro. Quindi uno lo abbiamo fatto, ne fate ancora 9. Sempre di maglia rasata. Quindi adesso abbiamo fatto il diritto, ora siamo sul rovescio. Ecco, fate 10 righe, questo è il vostro colletto. Più o meno le 10 righe corrispondono a 5 cm. Esatto. Io direi che per i 3 anni... scusate, per i 3 mesi, 0-3 mesi, 5 cm vanno bene, mentre invece per i 3 anni dovete farne almeno 6 o 7, perché così rimane troppo piccolo. Allora, fatti questi 10 cm, dobbiamo chiudere 2 punti per parte per 3-4 volte. Vediamo un attimino come si presenta. Scusate, mi sposto sempre. Allora, lì diminuiamo questi punti all'interno dei primi due, cioè faremo il primo punto, io non lo lavoro mai, il secondo punto, poi ne prendiamo due assieme, così, facciamo tutto il ferro e arrivati alla fine del ferro, il quarto, facciamolo assieme. Un po' noioso quando si lavora, però, cioè guardare un video mentre si lavora rimane un po' noioso, ma intanto i punti sono pochi, facciamo la svelta. Vi fermate agli ultimi 4 punti. Quando avete 4 punti sul ferro di sinistra, fate un accavallato semplice, cioè prendete un punto senza lavorarlo, lavorate il terzo punto e accavallate il quarto sul terzo e fate altri 2 punti. Questa diminuzione la faremo fra 4 ferri, per cui adesso fate rovescio, diritto e rovescio e poi ci rivediamo fra 4 ferri. Abbiamo fatto gli altri 4 ferri. Adesso rifacciamo lo stesso ferro dove abbiamo fatto le diminuzioni, cioè faremo 2 punti diritti, 2 punti assieme, tutto il ferro, arrivate agli ultimi 4 punti, fate un accavallato semplice e gli altri 2 diritti. Fate il rovescio e vi fermate lì perché il colletto praticamente è finito. Quindi facciamo ancora un diritto con le diminuzioni ed un rovescio. Per chi invece ha fatto la misura 3 anni, naturalmente il colletto deve essere un pochino più grande, quindi già avete fatto 2 cm in più. Avrete più punti sui ferri di quanti ne avevamo noi, per cui le seconde diminuzioni, fate ancora una riga rovescia, sul prossimo diritto fate altre 2 diminuzioni e fate il rovescio, praticamente fate una diminuzione in più per parte,
Non so voi quanti punti avete, noi che abbiamo fatto i 3 anni dovremo avere 33 punti sul ferro, se le diminuzioni sono state fatte correttamente. Adesso chiudiamo i punti. Tenete il filo molto molle. Già con questa lana è impossibile tenerlo molle, bisogna proprio tirarlo un po'. Non fatelo troppo stretto, nemmeno troppo molle, però che non sia tirato. Magari se avete una lana liscia, vedete, bisogna un po' accompagnare i punti. Ok, fate così e arrivate, vedete, che non tiri un pochino, ma che non sia proprio tirato. Chiudete tutti i punti. Allora, adesso abbiamo finito il nostro colletto. Vedete che fa leggermente un po' di arrotondamento da una parte e dall'altra. La misura totale del colletto verso il metro non lo trovo. Scusate, era caduto. Allora, la misura totale del colletto a me viene circa 10 centimetri. Allora, da qua, dove cambia la lavorazione perché il colletto è fatto sul rovescio, 10 centimetri. Per chi fa i 3 anni penso che ci vorrà almeno un 13 centimetri. Eh sì, un 13 centimetri, per esempio, dai 12 ai 13 centimetri. Allora, adesso dicevamo, il colletto è finito. Se voi vi posizionate il cappottino così, aspettate che ve lo faccio vedere dal sopra. Ecco, vedete il colletto, scusate, ecco, così rimane un po' più in luce. Il colletto direi che viene benissimo. Una volta finito il colletto, dobbiamo o con l'uncinetto, con un punto basso, con questa lana va bene anche un punto basso. Se voi avete fatto invece, avete una lana semplice, potete fare un giro di punto basso e poi un giro di punto gambero e rifinite sia il colletto che tutta la parte laterale e sotto. Prima di chiudere i lati però dobbiamo unire le maniche, le uniremo in questo modo. Voi avete cucito la spalla, fatto il colletto, ora andiamo a prendere la manica. Questa è la manica che andrete a cucire esattamente tra le due calature, vedete, così. Questa è la chiusura, la calatura del sottascella dietro, questa del sottascella davanti, e la manica ci andrà cucita esattamente così. Ecco. Vi saluto, spero di essere stata chiara, ditemi se va bene o meno.